Ti faccio una domanda che forse, non perché non mi interessa, perché riguarda sempre la valorizzazione del nostro territorio. Parliamo della nostra, cioè noi facciamo questa rassegna settimanale dalla parte cittadino che riguarda le problematiche di Asco, Samento e Tronto, e a Samento c'è questa qui della piscina scoperta, la piscina nostra comunale, che è il terzo anno che purtroppo per problemi di manutenzione c'è questa palla che rimbalza da una parte all'altra, amministrazione, società sportive, però sta di fatto che è il terzo anno che non possiamo usufruire di una struttura che il valore aggiunto del nostro territorio sia per i turisti ma anche per fare eventi, perché gli eventi si fanno solitamente in questo periodo. Secondo te che rispondenza può dare a livello turista, a livello di immagine, a livello anche di manifestazioni che spesso abbiamo fatto nel corso degli anni passati? Guarda, io sono sincero, non conosco a fondo la situazione, so come te che ormai questo è il terzo anno che la piscina comunale non è funzionante. Tu sai che come associazione albergatori noi pensiamo molto a fare i fatti, a portare turisti a San Benedetto, a fare promozione e turismo, perché questo poi crea indotto e crea ricchezza a tutto l'indotto anche. Non ci piace fare polemiche, quando c'è stato da dire qualcosa all'amministrazione comunale l'abbiamo fatto sempre in maniera molto tranquilla per il bene del turismo, che per noi è la cosa più importante. Certo è che questo io lo ritengo un disservizio, soprattutto, adesso non entro nel merito, ma lo ritengo un disservizio, ma non solo per i turisti presenti nella nostra Riviera delle Palme, anche per i cittadini che ovviamente si vedono togliere un servizio importante che manca già da troppi anni. Quindi io personalmente, ma un po' penso questo sia anche lo spirito dell'associazione albergatori, ci auguriamo che questa situazione si risolva il prima possibile, ma soprattutto, ti ripeto, non per le polemiche che a noi non interessano, ma per garantire un servizio, esatto, sia al cittadino che soprattutto ai turisti che poi affollano la riviera, che se sono in alberghi dove non ci sono piscine a disposizione, anche se poi noi abbiamo una grossa piscina naturale che io consiglio sempre di sfruttare a tutti, se qualcuno ha questa esigenza, soprattutto in bassa stagione, Carlo, quando ci sono magari degli eventi che possono essere pilotati in quella direzione, ovviamente questo poi crea dei problemi dal punto di vista logistico anche per il famoso progetto di destagionalizzare il turismo in particolare in quelle zone, in periodi dove c'è pochissimo, però più che altro perché io mi ricordo fino a qualche anno fa c'erano anche eventi regionali e nazionali che andavano a caratterizzare la nostra riviera, perché che tu sai che l'evento, oltre a portare gli atleti, porta un po' tutto l'indotto e porta un movimento importante. Io capisco perché l'amministrazione comunale dà di riflesso alle società sportive, però ogni anno che passa le spese aumentano, si parla intorno ai 450-500 mila euro per ripristinare in toto la piscina aperta, è una spesa veramente importante. Come tutti gli impianti che hanno bisogno di manutenzione, è normale che se la spesa aumenta e questo è un problema, perché ti ripeto, la piscina comunale è un bene cittadino importante, certo, e di un bel livello, perché è un impianto valido, che potrebbe essere sfruttata soprattutto in bassa stagione, ti ripeto, perché poi il problema del turismo sanbenedettese fondamentalmente non è quello di riempire le strutture, la città nei mesi di luglio e agosto, è creare degli eventi in bassa stagione per... Finalmente, io questa parola la odio sinceramente, perché se ne parla da anni ma poi non si è messa mai in pratica. Finalmente, per cercare di parlare in maniera seria di destagionalizzazione. Sì, anche perché se andiamo indietro negli anni, parliamo di 20-30 anni fa, il turismo iniziava a fine maggio, inizio giugno, fino a settembre. Adesso si è ridotto tantissimo. È vero che ci penalizza anche molto il fatto delle scuole. Noi siamo una città prettamente a turismo familiare, quindi è normale che gli asili finiscono il 30 giugno, gli esami grosso modo i primi di luglio. Questo impedisce a molte famiglie di potersi spostare o di programmare le vacanze per tempo. Poi ovviamente non dimentichiamo che il nostro comparto anche ha risentito comunque della crisi che c'è stata in questi anni, inutile negarlo. I nostri alberghi sono strutture piccole e medie imprese, gestione familiare. Quindi come tutte le piccole e medie imprese anche loro hanno risentito, nonostante i grossi sforzi in investimenti fatti, della crisi. Quindi è normale che poi, se si sommano tutte queste componenti, diventa difficile poter programmare per il turista la vacanza, ma anche per l'albergatore l'accoglienza.
Andrea, ti ringrazio, ti faccio il buon lavoro come sempre, perché adesso siete, si va, va a crescere il vostro lavoro. Nel periodo caldo speriamo in tutti i sensi. Insomma. Poi ecco, a disposizione, anche perché il Presidente ci ha promesso anche di una collaborazione con il nostro sito, quindi noi siamo orgogliosi di far parte del vostro progetto, poi a disposizione per qualsiasi servizio possiamo essere utili. Noi ringraziamo anche a nome del Presidente e di tutto il Consiglio Direttivo e vi auguriamo buon lavoro, una buona anche serata a voi, anche a voi. Grazie. A risentirci Andrea. Grazie.